Poi mio padre fu convinto dal consiglio di famiglia, compravo questo televisore a doppio bracchino, mio padre usciva questa copertina, poi mettevo la luce sopra, perché dicevo praticamente una luce, perché il televisore può far male gli occhi, poi non era vero. E assistetti a una competizione di Sanremo pazzesca, quando vinse Modugno con del blu dipinto di blu. Io questa giacca azzurra di Modugno, lui con il maestro Alberto Semprini e il suo complesso dietro, lui con le braccia alzate, che faceva vola, che non me la scordo mai più. Io ho detto, ah, ma questo mi sta tentando, mi sta tentando. Io mi lavorerò in tempo, però devi concedermi 3 mesi. Vado a Roma, sono ospite della zia Giorgina, fammi andare 3 mesi a Roma perché voglio provare a fare. Mio padre stipulò questo accordo morale, che io rispettai, lavorando in tempo e bene anche, partecipai alla seduta di laurea. Miss Sicilia a Erice, Erice dall'altra parte di Catania. Allora presentava Adriana Serra, che era una diva del momento della televisione. Lo spettacolo di ritardi, non c'erano mezzi per raggiungere Catania. Allora io e il mio amico Lucio Musumeci, un attore che non fa d'arte, chiedevo un passaggio a uno che trasportava tutte le verdure, disse io in cammino non c'ho posto, sdraiato di Erice, gli artisti mai diciamo, pancia in giù, insomma, siamo appoggiati, siamo diciamo, coricati sui calcioni, siamo arrivati a Trapani. A Trapani ho preso la vettorina e sono arrivato, caro Massimo, a stento, mi sono cambiato in un bar, mi sono presentato. Il presidente della commissione, nonché era il professor San Filippo, quando mi presentò mi disse qui anziché di legge di diritti dobbiamo parlare di Plauto, che questo qui è un buffone, mi qualificò. E nella mia tesi fu riuscita efficace il nome dei contratti collettivi di lavoro, una tesi molto interessante, che io scrissi senza bibliografia perché non c'era storia, avendomi gli iscritti dei tre di unione dei sindacati inglesi, una tesi che ho sostenuto con il professor Scogliamini, un grande professore, ed è piena soddisfazione, quindi permesso di partire da Catania. Fui accompagnata alla stazione di Catania di papà e mamma, mamma piangeva, figlio mio, dove vai? Bene, sta bene.